Ovviamente ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per avermi dato questa possibilità. Lui diceva sempre che ero il suo preferito, no? E mi emoziono quando penso a lui. Io ho sempre fatto fatica a giocare da piccolo perché c'era la gente già pronta, soprattutto a livello fisico. Perché eri più Sì, ero piccolo, piccolo e già a più livello, carino. sì, negli allievi, quindi c'era gente già più pronta, tipo, non so, mi faccio bastoni, è sempre stato due categorie sopra agli altri, ma già da quando era piccolo. E io qui, secondo me, ho sempre avuto bisogno di fare un po', tra virgolette, di gavetta, no? E io, infatti, dopo l'anno mio di primavera, non mi sentivo pronto di andare a giocare fuori, ti dico la verità. Mi sono sentito di fare un altro anno in più di primavera e magari essere aggregato con la prima squadra e fare 6 mesi come ho fatto ad allenarmi con loro. E finito quell'anno lì ho preferito andare in Serie B a giocare piuttosto che magari andare in Serie A a non giocare mai. Ti dico la verità, sono contentissimo e rifarei quello che ho fatto perché secondo me quell'anno a Trapani mi ha aiutato tantissimo. E appunto ti dico per quello, secondo me io sono un giocatore che ha sempre avuto bisogno di lavorare ogni anno e di crescere. E tutto quello che ho raggiunto è perché me lo sono guadagnato sul campo. Arrivo a Monza e anche lì con Mister Brocchi e poi ovviamente ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per avermi dato questa possibilità. Infatti mi emoziono sempre quando penso a lui perché lui diceva sempre che ero il suo preferito, no? E mi emoziono quando penso a lui. Perché ti diceva che eri il suo preferito? Secondo te perché? Cosa vedeva in te? Non lo La faccia da so, bravo ragazzo. quello sicuro. I tatuaggi fortunatamente non li ho mai visti, quindi Esatto. non mi ha Quanti ne mai. hai di tatuaggi? Sì, Ah, sul c'ho tutto il polso, braccio. tutto il Sì. braccio. Quindi sei sempre stato coperto. Quando c'era lui mi mettevo sempre la manica lunga. No, non lo so, forse perché gli A lui ricordavo. piacevano i giocatori di classe, tu Sì, sei un giocatore di classe. forse per quello. E quindi, Dimmi una ecco. cosa particolare che ti ha detto nei vostri incontri, anche insomma davanti agli altri, o ti prendeva qualche volta da parte, No, tipo. la cosa che mi viene in mente è quando lui magari veniva a trovarci in ritiro, ero uno dei pochi che gli diceva ciao col pani, no? Magari agli altri salutava ciao, 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 diceva ciao a tutti, Sì, no? a E te arrivavo io, ciao cominciava col con. pani, e Quindi quindi è una cosa che si comunque. Sì, ricordava. esatto. Poi, vabbè, ovviamente anche il dottor Gagliani, che quando ero appena tornato da Trapani, no? Ero a cena con i miei e mi arriva la chiamata del mio procuratore, senza dirmi niente, mi passa al dottor Gagliani. Era in videochiamata e non c'era Tullio, ma c'era Gagliani. Dico, buonasera dottore, e mi fa, da oggi sei il nuovo giocatore del Monza. Era già fatta e niente, questo qua non è detto di quello che è successo. Quindi ringrazierò sempre anche il dottor Gagliani per la fiducia. E niente, il primo anno di Monza. È stato abbastanza complicato perché comunque arrivare era una neopromossa, ma non era una neopromossa perché era una grandissima squadra con Balotelli, Boateng, giocatori forti. E non è stato facile inserirsi e trovare spazio ovviamente, quindi diciamo che il primo anno ho fatto un po' fatica. E poi comunque ho preso fiducia anche nel gruppo, ci siamo integrati bene e il secondo anno con Stroppa è andato molto bene, ho fatto 5 gol, ho giocato e quindi sono molto contento e la crescita anche è merito di questi due allenatori che ho avuto. L'arrivo di Paladino mi ha dato una svolta pazzesca perché il mio ruolo è sempre stata la mezzala. Ho fatto la mezzala in tutto il settore giovanile. No, mi mette in questo ruolo qua che io non avevo mai fatto, ma io sono sempre stato uno che sono sempre conosciuto le mie qualità, cioè sono molto fissato, so quali sono le mie qualità. E anche con la gente che mi sta vicino, che mi hanno sempre detto che secondo loro potevo fare il mediano, dicevano se tu arriverai farai il mediano, mi dicevano. Perché comunque ho visione di gioco, ho qualità, posso far giocare bene la squadra. Ma dentro di me dicevo, a me non mi piace fare il mediano, cioè io non voglio fare il mediano.
perché mi vedo bene vicino alla porta, c'ho tiro, adesso secondo me sono migliorato tanto a livello anche di inserimento e quindi mi piace fare gol, mi piace fare assist e quindi ho sempre detto a me piace giocare vicino alla porta. E Mister Paladino col suo modulo di gioco e la sua visione nei miei confronti mi ha messo in questo ruolo qua e mi ha fatto svoltare sinceramente e quindi ringrazio sempre Mister Paladino per quello che ha fatto nei miei confronti. La convocazione, devo dirlo per forza che è un sogno che si avvera, perché comunque quando inizi a giocare, i sogni sono giocare in Serie A, vestire la maglia della nazionale E vincere la e vincere la Champions. Champions. Quindi diciamo Due su che tre li abbiamo due su realizzati. tre sono stati realizzati e quindi sono contentissimo, è motivo di orgoglio e cercherò comunque di partire da qua e di magari non fare questa convocazione e poi sparire, ma di meritarmela sempre e di andare avanti a giocare e vestire questa maglia. Mi ci potrei vedere benissimo in una sua squadra. Lui comunque è un allenatore che vuole giocare a calcio, che gli piacciono i giocatori di qualità, il suo Napoli l'anno scorso ha dato spettacolo. Fuori non mi sento molto fantasioso. Secondo me la mia fantasia è quella che esprimo in campo. Ma io sono un ragazzo fuori dal campo molto tranquillo, che gli piace comunque fare il professionista, non sono uno che esce tanto la sera, faccio solo qualche cena con la ragazza oppure qualche passeggiata molto tranquilla con i cani e la mia ragazza. Mi piace molto con la mia ragazza viaggiare, quando possiamo ovviamente con le pause, magari in vacanza. Siamo andati alle Maldive, siamo andati a New York, siamo andati a vedere grandi città e quella è una cosa che mi emoziona e mi lascia a bocca aperta vedere la bellezza di queste grandi città. Sono andato anche a vedere il baseball perché sono un appassionato di basket, ma quando sono andato a giugno sia i Knicks che i Nets erano fuori e quindi sono dovuto andare a vedere il baseball, che ti dico la verità, come sport non mi ha fatto molto impazzire, però il contesto, stadio e spettacolo che fanno durante questo evento è qualcosa di pazzesco. Secondo me un giocatore spettacolare, vabbè, Messi, un giocatore spettacolare, però a me il mio idolo di sempre è sempre stato Iniesta, l'illusionista, perché appunto, come dice il soprannome, faceva delle cose pazzesche. Faceva scomparire il Sì, pallone e lo quindi faceva riapparire. lui secondo me è spettacolare. Tu riesci a farlo scomparire e riapparire? Ci proveremo, ci provo e spero di riuscirci. Adesso se ti devo dire un giocatore che guardo tanto è Bellingham. Mi impressiona che è un giocatore completo, c'ha tutto, c'ha fisico, c'ha inserimento, c'ha qualità, c'ha tiro e soprattutto in questo momento si fa trovare sempre al posto giusto, al momento giusto, perché anche il gol che ha fatto nel classico, la palla gli è arrivata lì dove era lui e ha fatto gol. Ha fatto, se non sbaglio, 13 gol. Quindi. E lo zio, sì, lo seguivo tanto già da piccolo, andavo allo stadio a vederlo, il grande Rimini, che quando giocava in Serie Ah sì, ha B. giocato contro la Sì, Juve, due palle esatto, di quell'anno quell'anno là. lì, sì. Avevo visto quando sono saliti dalla C l'anno prima. Quindi lo seguivo tanto e lui mi ha trasmesso la passione, anche se lui, ti dico la verità, mi ha fatto crescere tanto, ma perché mi ha sempre criticato, tra virgolette. Sì, ho fatto testolare. Cioè lui, anche quando veniva a vedermi in primavera da piccolo, no, dopo la partita che magari facevo bene, non mi ha mai fatto i complimenti. Lui cercava sempre di trovare il pelo nell'uovo e mi ha fatto crescere tanto. E adesso che l'ho sentito, tra l'altro, 10 minuti fa mi ha chiamato. Adesso sta iniziando a farmi qualche complimento. Per esempio, Finalmente. No, l'ho sentito anche ieri sera e mi ha fatto i complimenti per quello che sto facendo. Mi fa piacere perché, come ti ho detto, da quando gioco, che non mi ha mai fatto complimento, quindi lo apprezzo tanto, vuol dire che se lo sento davvero.